tutto troppo brutto per essere vero. No, ma io sono qui perché ci metto sempre la faccia. Sarebbe stato più facile non presentarmi per spiegare il nulla. Cioè, diventa difficile dare una spiegazione a un'altra prestazione non positiva. E quindi è chiaro che non ho alibi, non ho scuse, non ho niente a cui aggrapparmi, non l'ho mai fatto. Sono qui solo perché sono il responsabile, quindi è giusto che ci metta la faccia come ce l'ho sempre messa. Io ti riferisco alle parole del presidente Sebastiani, ha detto: non chiedete a me dell'esonero di Colombo, decide dell'Icarri. Certo è che è una squadra che ha giocato male, troppo brutta per essere vera, ci sono dei problemi. No, ma non so cosa altro dire più di quello che ho già detto, perché avremmo voluto un'altra prestazione, non è stata proprio coerente con quello che ci aspettavamo, con quello che volevo, con quello che volevano i ragazzi. È chiaro che quando succede una cosa del genere le decisioni della società sono comprensibili. Ecco, io chiaramente c'è poco da aggiungere perché lineare il commento di Alberto Colombo. Volevo chiedere al mister se ha un po' pensato in queste settimane al perché di un Pescara che si gioca il primato con il Catanzaro fino al 27 novembre, gioca un calcio bellissimo, sbarazzino, e che aveva riportato 13.000 spettatori allo stadio Adriatico a distanza di poco, pochissimo, a una media retrocessione. Oggi è veramente difficile dirlo, soprattutto perché siamo ancora a caldo dopo una prestazione del genere. Quindi diventa obiettivamente complicato dare dei giudizi e non obiettivi. Lo farò magari con la mente un po' più fredda. Un rimpianto ce l'ha? Quando il lavoro non va bene credo che ci siano numerosi rimpianti. È chiaro che io ho provato a dare il 100% di quello che era nelle mie possibilità. Mi dispiace insomma che si sia invertito una stagione che stava iniziando, è proseguita per un bel po' di partite sotto una buona stella, e nessuno mai probabilmente avrebbe pensato che a oggi, 25 febbraio del 2023, saremmo arrivati a giocarci una partita non del genere. La prestazione è veramente sottotono, questa è difficile veramente dare una spiegazione a tutto ciò. L'ultima da parte mia, poi una domanda da studio. In tutto questo momento di difficoltà, secondo Colombo, molto c'è dalla gestione, e non mi riferisco solo alla gestione tecnica, ma anche societaria del caso Lescano? No. Ripeto, non attacchiamoci ad alibi, sarebbe troppo scontato, perché a oggi veramente dire cosa è stato, cosa si poteva fare di meglio, sono degli alibi o delle cose che potrei sbagliare innanzitutto nel dire, visto il momento a caldo, visto quello che è successo oggi, e quindi meglio stare zitti e riflettere bene. Una domanda da studio e poi salutiamo il tecnico Alberto Colombo. Intanto da parte mia, buonasera Colombo, massimo rispetto, intanto le dico subito questo, e volevo solo chiederle, prima della domanda di Fabio Ferraresi, se ha parlato con dell'Icarri, se le è stato comunicato qualcosa oppure ancora nulla, insomma, lei è ancora l'allenatore del Pescara? No, per ora non ho parlato con nessuno, quindi non mi è stato riferito quello che il presidente ha detto davanti alle TV, per cui questo è all'atto del momento, e questa la situazione. Fabio? No, io innanzitutto mi associo al rispetto massimo per la persona che ha dimostrato di essere il mister, al di là che poi ogni tanto qualche critica gliel'abbiamo mossa, specie nell'ultimo periodo. Volevo chiedere al mister se è abbastanza deluso, in virtù anche di quelle che erano le voci di questa settimana su un possibile cambio di allenatore, dalla prestazione di alcuni uomini chiave che oggi, sinceramente, abbiamo detto prima, le colpe oggi non ci sentiamo di darle all'allenatore, perché poi in campo ci vanno i giocatori, e oggi sono stati veramente quasi a tratti imbarazzanti, quindi volevo chiederti se sei molto deluso dalla prestazione di alcuni uomini chiave che potevano... Allora, certo,
No, ma sono deluso non perché mi aspettassi che, visto le voci che uscivano sui giornali in settimana, loro dovevano fare qualcosa per me, semplicemente perché da professionisti c'era una partita molto delicata in termini di classifica con una squadra viva che stava facendo bene e c'era il pericolo che accorciasse. Se poi la prestazione è stata subito indirizzata in una certa direzione, capisci che l'approccio non è stato dei migliori e ci si aspettava sicuramente un Pescara totalmente diverso da quello che poi si è visto sul campo. Quindi questo sì, mi fa essere deluso, perché insomma, come possiamo pensare di fare qualcosa di importante quando poi approccia una gara che potevamo dire simile a un playoff e arrivi in questo modo, per cui questo sì, questo mi ha reso deluso.